Fette People Stories, oggi siamo qui nella nostra sede e vi parliamo di un tema davvero molto importante ma poco spesso affrontato, che riguarda proprio la conservazione del cibo, la cattiva conservazione del cibo durante il periodo estivo. Abbiamo chiamato proprio qui con noi Chiara Bottaro, medico veterinario ed esperta in comportamento animale. Chiara, benvenuta. Grazie. Chiara, quanto è importante seguire un metodo ottimale per conservare le crocchette in casa in questo periodo che è particolarmente caldo? Qual è dunque l'ambiente ideale per conservare il sacchetto delle crocchette o dell'umido? Allora, direi che la domanda è assolutamente lecita e assolutamente fondamentale trovare un buon ambiente per la conservazione del cibo dei nostri animali. In questo periodo in cui è veramente molto caldo, bisogna selezionare degli ambienti che non raggiungono delle temperature particolarmente elevate. Quindi diciamo che il classico garage non coibentato non è l'ambiente adatto per stoccare crocchette o anche cibo umido, che in questa tipologia di struttura rischia di raggiungere delle temperature veramente eccessive e quindi degradarsi. Andrebbe sicuramente meglio un ambiente più riparato, in cui appunto temperatura e umidità siano le ideali. Ovviamente i sacchi di crocchette o il cibo umido non devono mai stare a contatto con la luce diretta del sole. Quali rischi si corrono a non prestare la giusta cura nella conservazione del cibo? Dal punto di vista sia nutrizionale che della appetibilità, come possono alterarsi le crocchette non correttamente conservate? Allora, possono alterarsi veramente moltissimo. Già un sacco di crocchette, magari molto grande, per un soggetto di taglia piccola, che quindi ci metterà diverso tempo per riuscire a consumarlo tutto, può arrivare a degradarsi nel giro di un po' di tempo. Questo fa sì che ne diminuisca sicuramente la fruttibilità per il cane, che magari nell'ultima parte di sacco non è così incentivato a mangiare, ma allo stesso tempo, oltre ad avere un calo di fruttibilità, si possono avere delle alterazioni sia di tipo organolettico che di tipo qualitativo dell'alimento stesso. Quando si parla di alimento secco, generalmente la prima alterazione per il contatto dell'aria è dovuta all'inalcidimento dei grassi, che fanno sì che il cibo abbia un gusto non particolarmente appetibile, ma non faccia neanche particolarmente bene al proprio cane. Per quanto riguarda invece il cibo umido, è soggetto a delle alterazioni molto più evidenti e soprattutto anche molto più rapide. Una scatoletta classicamente di cibo umido per cani e per gatti, lasciata a temperatura ambiente quando nel momento ci sono circa 35 gradi, si rischia di degradarsi nel giro di pochissime ore. Quindi o quel cibo viene consumato molto rapidamente dall'animale, oppure l'ideale è quello di stoccarlo all'interno del frigorifero e ripresentarlo al posto successivo, ovviamente leggermente riscaldato, in modo tale che non venga consumato direttamente a temperatura di 4 o 6 gradi, che sono le temperature tipicamente dei nostri frigoriferi. Chiara, qualche stratagemma, qualche consiglio che si può adottare in questo periodo dove spesso il caldo scatena inappetenza nel cane e nel gatto? È suggerito mescolare un po' di crocchette con del cibo umido proprio per aumentare l'appetibilità? Allora, ci sono diversi stratagemmi che si possono utilizzare. Primo fra tutto, quello che io di solito consiglio è quello di dare o somministrare l'alimento al proprio animale, che sia un cane o un gatto, non cambia, nelle ore più fresche della giornata. Quindi magari favorire la mattina molto presto o la sera più tardi. Per quanto riguarda l'aggiunta invece di cibo umido alle crocchette, assolutamente sì, si può utilizzare, rende sicuramente la crocchetta molto più appetibile, molto più profumata e fa sì che magari l'animale abbia più voglia di assumere l'alimento, proprio perché porta un gusto e un odore migliore. Altra cosa che si può fare è dividere la razione in più pasti, in modo tale che il cane assuma una minor quantità di cibo e che questo implichi un processo di digestione meno articolato, meno lungo e meno impegnativo per l'animale. Certo, quindi si può dire anche che nel tempo è importante capire le abitudini del proprio amico a quattro zampe. Assolutamente sì. In quanto tempo si altera del cibo che viene lasciato nella ciotola se non viene mangiato immediatamente e quali sono le conseguenze che comporta questa situazione? Allora, la domanda ha due distinguo. Dipende da se si utilizza cibo secco, quindi mangime commerciale in crocchette, oppure del cibo umido. Ovviamente un alimento umido è trattato a temperature sicuramente inferiori rispetto a un alimento secco e quindi tende a degradarsi molto più rapidamente, anche per la presenza di una quantità di acqua
che funge comunque da pabulum per tutta una serie di batteri. Quindi diciamo che tendenzialmente il cibo umido tende a degradarsi molto più rapidamente rispetto a una crocchetta secca. Le crocchette, il maggior problema che possono avere è il rancidimento di grassi, soprattutto se lasciate a livello di ambiente esterno, quindi a contatto con la luce del sole o con caldo molto importante, tendono a degradarsi nel giro di qualche ora. Il cibo umido, a pari condizioni, tende a farlo molto più rapidamente. Cosa può succedere? Può succedere che ci possono essere anche dei problemi di gastroenteriti abbastanza importanti nei nostri animali, o nel caso, diciamo, meno grave, cioè nel caso in cui il cane si renda conto di un'alterazione organolettica del prodotto, tendono a non assumerlo, in questo caso direi. Quindi direi che è consigliato dare la giusta dose, il giusto peso, il giusto quantitativo a seconda della taglia del proprio cane o del proprio gatto. In questo periodo è sempre bene evitare, diciamo, in ogni caso lo spreco, però soprattutto in questo periodo non c'è la possibilità di conservazione dell'alimento se lasciato a temperatura ambiente, e quindi dare la giusta quantità per il nostro animale.